magari questo aiuta. Esatto. A differenza di altri artisti che sono da soli, ne siamo in due, quindi comunque. Però ti lascio immaginare cosa abbiamo nella nostra testa ogni giorno, perché abbiamo lavorato al progetto di Natale in piena estate, mentre stavamo scrivendo e girando il film e mentre stavamo preparando la serie. Quindi adesso vedere uscire però tutti i progetti e vedere che comunque vengono apprezzati al pubblico e hanno successo, ovviamente ci rende pieni d'orgoglio ed è la benzina che ci fa andare avanti e ci fa fare ancora di più. Ci saranno tutti i vecchi personaggi che già conoscono, tra cui anche Emma, che è stata amata nella prima stagione. Ma ci sarà anche Milo, che è il nuovo aiuto cuoco in cucina, che è davvero un combinaguai. E poi ci sarà anche Irene, l'assistente di Divina, che sarà diventata un'influencer famosissima. E quindi la situazione peggiora, perché già lei era un bel tipetto, aveva un bel caratterino, e adesso è ancora più complesso gestirla. Infatti la famiglia reale si allarga e adesso avremo più persone con cui condividere queste avventure e saranno molto divertenti. Infatti abbiamo in questa nuova stagione lavorato anche cercando di creare delle mini storie all'interno di ogni puntata, quindi oltre ad avere la puntata con la sua storia centrale ci saranno anche delle storie parallele che ovviamente arricchiscono il tutto e pensiamo lo rendono più divertente. Beh, in realtà è un po' perché abbiamo lasciato davvero libero sfogo alla fantasia. Però Divina in particolar modo in questa nuova stagione rappresenta un po' la parodia delle influencer, cioè un po' come non dovrebbe essere un influencer. Esatto. La versione proprio. Poi su tutti i caratteri dei vari personaggi cerchiamo sempre di attingere un po' ai nostri ricordi, anche al liceo magari. Sì. Avevamo tutti quel compagno, abbiamo la compagna ribelle, oppure il compagno anziano dentro come Ronaldo, oppure combina guai come Milo. Oppure l'insegnante cattiva come Cornelia. Esatto, direi che ci siamo ispirati molto, esatto, ai compagni del liceo. Per noi è importantissimo, diciamo che si evince particolarmente dai nostri film, dove vediamo insieme persone della giungla, persone della Transilvania, zombie, amici, persone comuni, tutte insieme appunto in una grande avventura, e anche nei nostri film, nella nostra serie TV. Infatti in questa stagione c'è un tema di inclusività molto importante. Vediamo come alla fine noi diventiamo amici poi di tutte le persone che lavorano al palazzo e stanno al palazzo. A prescindere dal loro ruolo. Esatto. E questo penso che sia, diciamo, il messaggio principale che abbiamo voluto dare con questa nuova stagione. E allora, in realtà quello che mi viene in mente è che ho da poco scoperto che quando qualcuno starnutisce non bisogna dire salute. Questo non lo sapevo. No. Però viene un po' la torsi, sì, non bisogna dire. Il Galateo dice che non si dice. E io invece che mangio le unghie. Questa cosa qua vengo spesso rimproverato ogni volta che ho le mani in bocca. Ecco. Beh, tuttora già inizia a succedere che ci incontrano per strada dei ragazzini, anche maggiorenni, che ci dicono siete stati la mia infanzia, e questa cosa è veramente molto strana. Pensiamo che saremo sicuramente ricordati per la nostra musica, per i film e anche per la famiglia reale. I nostri beniamini, direi io, Art Attack sicuramente, sì, Giovanni Muciaccia. Esatto. Ma anche Tonio Cartonio della Melevisione o Cristina D'Avena, assolutamente. Sono tutti personaggi che ci hanno accompagnato, in più ovviamente tutti quelli delle sitcom storiche della nostra generazione come Zacchi e Cody, Anna Montana, a cui spesso facciamo ispirazione, cioè, che ci ispirano spesso nelle cose che scriviamo, ecco.